Doppia vittoria per il comparto della mozzarella di bufala Campana DOP, che nel 2022 registra ottimi risultati sia nella produzione che nell'export. Vediamo tutto nel dettaglio. Radio UCI Focus. Ciao amici di Radio UCI, sono Giulia e in questo Focus agroalimentare parliamo della mozzarella di bufala Campana DOP, uno tra i pochissimi formaggi ad aver registrato dati più che positivi nel 2022. A comunicarlo è Assolatte, che durante la sua assemblea annuale ha riconosciuto alla mozzarella il ruolo di leader tra i più importanti formaggi DOP italiani. Infatti, nonostante le non poche difficoltà, dalla guerra alla forte inflazione, la mozzarella di bufala Campana DOP è riuscita a predominare i mercati. Tanto che la sua produzione è stata l'unica a registrare una crescita, più 3,8% rispetto al 2021. Ma le buone notizie non finiscono qui, perché durante l'assemblea il monitor distretti di Intesa San Paolo comunica anche un'impennata dell'export nel 2022 di oltre il 30% rispetto all'anno precedente. Inoltre i dati dimostrano anche un aumento di quasi il 13% delle esportazioni dei distretti agroalimentari italiani, su base annua, per un valore totale di oltre 25 miliardi di euro. E per ora è tutto, al prossimo Focus. Radio UCI Focus.